Sta prendendo qualche medicinale al momento? No, nessuno. Perfetto. È stata all'estero ultimamente? No, non recentemente. Ah no, sono stata a Vienna per Capodanno. No, no, intendevo un paese esotico. No. Va bene. Le analisi sono perfette, non c'è carenza leucocitaria, non ci sono allergie al fissante, quindi per quanto riguarda... Farà male? No, non si preoccupi, non fa nemmeno una semplice puntura. È pronta? Se non se la sente possiamo rinviare, sono libero anche giovedì pomeriggio. No, no, va bene, voglio farlo adesso. Perfetto. Allora mi firmi qua. E si accomodi sul lettino, grazie. Questa è la siringa, come vede è piccolissima e non sentirà assolutamente nulla. Di solito la metto nella mano sinistra, per lei è indifferente? Sì, va bene. Perfetto, le disinfetto un po'. Fatto. Pensavo facesse più male. Me lo dicono tutti. Ora le metto un po' di disinfettante. Se lo deve tenere su per un po', mi raccomando. Sì. Perfetto. E quando comincerà a funzionare? Sta scherzando. È già attivo con tutte le sue funzionalità. Lei è una macchina recente? Sì, lo è. E allora è in grado di leggere tutti i suoi dati biometrici. Ci vorrà un po' per abituarsi, ma vedrà che la vita le cambierà in meglio. Va bene? La ringrazio, buona giornata. Arrivederci. Comunque, non è che io sia invidiosa, però secondo me non se lo meritava per niente. Magari è per l'esperienza che ha. Non è detto che ha lavorato alla InfoService prima di venire da voi? Vabbè, quanto è che è rimasto lì? 10 mesi scarsi? Poi cosa gli facevano fare? Portare il caffè, fare le fotocopie? Quello non ha mai parlato con un cliente in tutta la sua vita, te lo dico io. E invece tu? Nessuna novità da raccontare? Beh, in effetti una novità ci sarebbe. Avanti, non noti nulla? Oddio, te ne sei fatta installare uno? Ma certo, perché quella faccia? Veramente ti sei fatta installare un biochip? Certo, è fantastico, non hai idea di quanto ti semplifichi la vita. Ma a me in realtà sembra una cosa molto invasiva e radicale. Guarda che non lo senti nemmeno. Oddio. Ti spiace se andiamo? Mm-hmm. Ho detto alla mia capufficio che sarei tornata entro mezz'ora e sono già in ritardo. Com'è che funziona? Basta che ci sia un sensore di prossimità. L'azione è innescata dal sistema nervoso centrale o qualcosa del genere. Ma guarda, ti fanno tutto in mezza mattinata. Esami, installazione, tutto quanto. Offro io. Grazie. Visto? Semplice, no? E tu ti sei fatta installare un pezzo di silicio nella mano soltanto per pagare il caffè al bar? Ma che dici, ci puoi fare di tutto. E poi non devi starti a portare dietro inutili documenti o soldi. È un po' come lo smartphone che hai in tasca. Beh, insomma, io lo smartphone posso spegnerlo quando voglio. Tu invece il controllo hai su una cosa simile. Dai, Giovanna. Cambiano i mezzi, ma le funzioni sono sempre le stesse. È semplicemente più piccolo, no? Devo proprio andare. Venerdì cinema? Sì, sì, ci vediamo direttamente lì. Sì, certo, a presto. Buona giornata. Buongiorno Sara.
Hai fatto le fatture che ti avevo chiesto? No, no, però le faccio subito. Ci hai messo un po' a tornare dal magazzino? Sì, guarda. Hai trovato traffico? Tantissimo, anzi mi dispiace per il ritardo. Foto? No, perché quelle durano un po' di più. Senti, Siria, non è che ti sei fermata a prendere un caffè? Io? No, Sara, lo sai, io che tipo di persona sono non mi permetterei mai di fare una cosa. Senti, Siria, noi qui siamo pagati per lavorare, non per prendere il caffè con gli amici, è chiaro? Sono 13 euro e 44 centesimi. Sì, subito. Mi scusi. Non ne ho abbastanza. Posso pagare con il telefono? Certo. Non lo legge. Ah. Posso riprovare? Va bene. È sicuro di aver configurato il telefono per il pagamento? Io credo di sì, insomma, ha sempre funzionato finora. Scusi, le spiace se provo un'ultima volta. Certo. Adesso lo legge a posto. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Salve. Salve. Sono 6 euro e 82 centesimi. Pagamento correttamente avvenuto. Signorina, sa che da noi c'è un'ottima offerta di cosmetici? Il filler per gli occhi è a metà prezzo fino a venerdì prossimo. La ringrazio, Manon. Scusi, com'è che faceva a sapere che ci stavo pensando? Secondo la geolocalizzazione rilevata, lei ha passato l'11% in più del suo tempo rispetto agli ultimi dati rilevati in prossimità della nostra catena in via Sorio. Ieri abbiamo messo in offerta quel filler che vede lì e... c'è il 65% di possibilità che lei sia interessata a questo prodotto, stando all'algoritmo e ai dati del suo biochip, come età e preferenze. Età e preferenze? Ma sì, signorina, noi del Brand Fast Market ci teniamo a garantire la migliore esperienza per i nostri clienti. Il nostro motto è: noi sappiamo di cosa avete bisogno prima di voi. Spiandomi mentre faccio shopping? È roba da matti, età e preferenze. Signorina, non se la prenda, è il futuro del marketing. Veicolo non assicurato. Buonasera. Buonasera, grazie. Come posso esserle utile? Sono Siria Cortellazzo, una vostra cliente. Vedo che ha installato un biochip di recente. Sì, la mia auto è bloccata. Ora non so se si sia già guastato il chip o cosa, ma viene un messaggio con scritto veicolo non assicurato. Com'è possibile? Sì, sì, vedo. Lei era al corrente del fatto che anche sua madre si è fatta installare un biochip come il suo 2 giorni fa? Sì, certo, me l'ha consigliato lei, ma cosa c'entra mia madre, scusi? Per prassi, noi incrociamo i dati biologici dei clienti con quelli degli altri membri della famiglia che usano il biochip, quindi anche i suoi. Ci serve per migliorare i nostri servizi, lo sapevano? Che non lo sapevo. Non lo so, è che sembrava tutto così semplice quando ho fatto la richiesta. I dati di sua madre ci segnalano un alert, una possibile anomalia genetica ereditaria che potrebbe avere anche lei. Come, scusi, mi sta dicendo che sono malata?
Noi facciamo solo un'analisi dei rischi. Ma ho fatto recentemente una visita medica e non è venuto fuori niente su una malattia ereditaria. Senta, come assicurazione noi temiamo che lei possa avere un malore per colpa di una condizione medica imprevista, magari mentre sta guidando. Cioè che possa fare un incidente? È possibile, sì. Ecco perché la sua auto è stata bloccata. Dobbiamo ristipulare la polizza al più presto, sulla base di questi nuovi dati rilevati dal CIP. Possiamo farlo domani. Va bene alle 10:30? Certo, non l'auto. Bene. Signorina, se vuole saperne di più, fissi un appuntamento con il suo medico. Lui saprà spiegarle meglio. Sì, vabbè. Ma buonasera. Buonasera, Silvia Portellaccio. Grazie per avermi ricevuta con così poco preavviso. Prego, mi dica, come posso aiutarla? L'assicurazione mi ha bloccato l'auto. Pare che il microchip abbia rilevato una malattia. Io non so più cosa pensare. Capisco. Ora vediamo. Effettivamente sua madre mostra segni di metilazione su un promotore per la ossido nitrico sintasi endoteliale. E cosa vuol dire? Che in pratica sua madre ha predisposizione genetica a sviluppare malformazioni aterosclerosi cerebrale e lei, in quanto parente, è probabile che l'abbia ereditata. Ma si è sempre stata benissimo! Stiamo parlando di fattori di rischio, non è una certezza matematica. Potrebbe vivere tutta la vita senza problemi, come magari mentre va a lavoro domani, avere una patologia. Cioè, quindi anch'io corro questo rischio? Stando ai dati del biochip, sì, potrebbe. Vorrei non essermi mai iniettata questo affare. No, non la deve vedere così. Per quanto ne sappiamo, questa informazione potrebbe averle salvato la vita. O avermela rovinata. Con la tecnologia è sempre così, vantaggi e svantaggi. Ora lei è spaventata, ma il rischio della malattia l'ha sempre avuto dentro di lei. Quindi il biochip ha semplicemente incrociato i dati e fatto una diagnosi. Questo è il progresso, non è una condanna. Come dovrei vivere io sapendo che posso morire da un momento a... Esattamente come ha sempre vissuto prima, non è cambiato nulla. Anzi, l'unica differenza è che con questa informazione lei oggi si conosce. Ce n'hai messo ad arrivare, eh? Scusa, non è stata la mia giornata. Dai, intanto andiamo. Dai, stasera per tirarti su di morale offro io. Comunque, sai una cosa? Cioè, avevi ragione. Riguardo cosa? Sul discorso del biochip. È veramente comodissimo, è una figata, guarda.